prima considerazione la riguarda ovviamente il voto. Mi pare che il voto esprima sia frutto, diciamo, di tre diversi fattori. Il primo è una generale domanda di cambiamento, un vento di cambiamento che, come sappiamo, ha spirato in tutto il paese e naturalmente si è manifestato anche qui. A questo si è aggiunto un secondo fattore che in alcune aree della città, soprattutto in alcuni quartieri di case popolari, si è manifestata una sofferenza sociale figlia della crisi. A questi due fattori naturalmente si è aggiunto un terzo fattore tutto politico, e cioè il sistema elettorale del ballottaggio ha determinato una convergenza dell'elettorato di centrodestra sul candidato di 5 Stelle. Abbiamo raccolto il 45% dei consensi, cioè la metà dei cittadini di questa città. Ricordo che l'Appendino è sindaco perché, legittimamente naturalmente, ma perché c'è un sistema di doppio turno, perché se si fosse votato al comune col sistema elettorale che c'è nelle regioni un turno solo, oggi il sindaco sarei io perché il consenso di 5 Stelle si è arrestato al 31%, arriva al 55% con un turno di ballottaggio in cui c'è una convergenza della destra sull'Appendino, determinando uno schieramento molto eterogeneo che naturalmente la cui solidità sarà da verificare nel momento in cui l'Appendino faccia le sue scelte, perché se l'Appendino è contro la TAV, credo che una buona parte degli elettori del centrodestra non lo sia. Il centrosinistra, io e gli altri consiglieri del centro-sinistra, da un lato vigileremo che non vengano compromesse le tante cose che si sono fatte in questi anni a Torino e che hanno reso questa città più forte, più dinamica, più attrattiva. E per altro verso, ovviamente, ci batteremo perché si continui su questa strada e si facciano quindi scelte, si dia corso a progetti che sono importanti per la città e per il suo sviluppo. Mi pare di registrare una notevole confusione, nel senso che 5 Stelle ha vinto le elezioni con un programma di opposizione, non un programma di governo, una sequenza di no. È così vero quello che dico che nell'arco di meno di 24 ore due di quei no sono già stati gestiti dal nuovo sindaco in termini molto imbarazzati. Ha fatto tutta la campagna elettorale promettendo il reddito di cittadinanza e poi ha annunciato che questo è un problema che deve risolvere il governo e la regione. Ha detto no alla TAV e poi dice che però la città di Torino non può fare nulla, dimenticando che lei è anche sindaco metropolitano e che la TAV è nel territorio metropolitano, quindi qualcosa dovrà pur dire. È la dimostrazione del fatto che ha vinto un candidato e uno schieramento non avendo una visione, un progetto per Torino, sull'onda di un generico vento di cambiamento, senza però avere chiaro dove portare la città. Quindi esprimo una preoccupazione e mi batterò perché invece la città non venga compromessa in tutto ciò che è stato costruito in questi anni. E credo che l'Appendino abbia dato una rappresentazione di Torino come Calcutta che offende i torinesi e nessun cittadino torinese, nessun cittadino italiano o estero che venga a visitare Torino ritrova. No, È deluso, amareggiato? ho fatto la mia parte, ho messo in questi 5 anni tutto quello che sapevo nell'esercitare il ruolo di sindaco, dando tutto me stesso a questo ruolo, sono soddisfatto di averlo fatto, orgoglioso di consegnare al mio successore una città in piedi. Ovviamente mi sarei augurato un esito diverso, ma in democrazia il voto si rispetta.